Ciao a tutti, oggi siamo con Manuela Antonucci per parlare del suo primo romanzo che si chiama Murene ed è stato pubblicato da Italo Svevo. Innanzitutto, Manuela, come nasci come scrittrice e perché hai deciso proprio di scrivere questo libro? Direi che più che come scrittrice nasco come lettrice. Ho passato molti anni proprio presa da questa voracità, leggevo di tutto, ero appassionata di letteratura, non solo italiana. Essendomi formata in un liceo linguistico, sono subito entrata in contatto anche con altre insomma, realtà e anche leggendo in altre lingue e quindi nasco soprattutto come lettrice. Mi risulta un po' strano anche definirmi anche adesso scrittrice, nonostante il primo romanzo, perché ho avuto sempre un approccio molto istintivo e un po' da laboratorio con la scrittura, quindi era un po' mettersi alla prova e cercare poi alla fine una voce. Quando ho deciso di scrivere Murene, tutto ha cominciato a prendere una forma più circoscritta e precisa, e allora lì sì, ho detto mi metto alla prova veramente con la scrittura, con questo romanzo, insomma. E per scriverlo sei partita da fatti storici e sociali realmente avvenuti in questa parte di terra che definisci tra zappa e lenza, no? In questa cultura contadina, diciamo, dell'altro ieri, perché è ambientato negli anni 50 e 60, e ci vuoi parlare quindi di questo sfondo storico? Sì, mi servo della storia, la uso come cornice, è stato sicuramente un valido grimaldello per far sviluppare poi tutte le vicende che si svolgono all'interno di Murene. Si tratta, in poche parole, dell'occupazione delle terre dell'Arneo, questo grande agro del Salento che era posseduto all'epoca da due grandi proprietari terrieri. E quindi di quello che fu l'organizzazione di queste occupazioni da parte dei contadini. In marcia, circa 1200 contadini si recarono su queste all'interno di queste campagne per poterle occupare e rivendicare il diritto di essere liberi e quindi padroni loro stessi delle terre per rompere un po' questo legame quasi feudale, no? Tra il padrone e il contadino. Io mi concentro soprattutto sulla seconda fase delle occupazioni che avverrà tra il dicembre del 50 e il gennaio del 51, quando finalmente poi i contadini otterranno la vittoria tanto sperata, cioè le terre dell'Arneo verranno inserite all'interno della legge Stralcio e quindi i terreni verranno divisi e ognuno potrà finalmente coltivare il suo pezzo di terra in libertà. Ecco, l'Arneo, oltre a darti i personaggi, a darti i luoghi, dà anche una lingua particolare, un suono particolare a questo tuo romanzo, perché si ritrovano anche tante parole del dialetto. Ci spieghi com'è nata questa lingua che usi questo tuo modo di scrivere che usi in Murene? Diciamo che la lingua ha sicuramente un'importanza cruciale ed è stato oggetto di lunghissima riflessione da parte mia perché volevo assolutamente che il dialetto facesse parte integrante della storia, però in un modo quasi organico. Quindi c'è stato anche da parte mia questo interesse di esplorare i meccanismi secondo i quali il dialetto poteva entrare nell'italiano senza ovviamente spodestarlo e quindi è stato quasi un tentativo di creare un balletto, no, tra queste due realtà e renderle una voce unica. A volte, quando, soprattutto nell'ultima parte, quella della riscrittura, guardavo il foglio e scrivevo, pensavo al romanzo quasi come uno spartito, perché volevo che l'italiano cantasse come il dialetto, perché il dialetto diventa anche un modo di esprimere un'atmosfera, un'esperienza, un modo che è legato ovviamente anche al territorio, no? Quindi una lingua propria, una lingua matrice, dalla quale poi effettivamente solo dopo il dopoguerra, si installerà definitivamente l'italiano standard che noi conosciamo oggi, diciamo. E anche diciamo anche che una delle protagoniste di questo libro, Anna, insegna l'italiano anche, no? Ad alcuni dei personaggi, cioè c'è questa
non vorrei dire scontro, ma questo incontro, no, tra le due lingue, perché certe cose le puoi solo dire con il dialetto, però allo stesso tempo in quegli anni lì, come dici tu, ci si doveva per forza confrontare con l'italiano, che era la lingua che era diventata formalmente la lingua della burocrazia, della politica, e quindi Anna aiuta, no, anche a... Sì, utilizzo diciamo il personaggio di Anna per raccontare anche questo piccolo pezzo di storia. Siamo in un momento in cui comunque la stragrande maggioranza delle persone che popolano questi territori ancora non hanno una grande confidenza con l'italiano. Questo ha un riverbero tutt'oggi, no? Quindi a volte parlo proprio quasi di bilinguismo. Io stessa sono stata alfabetizzata dai miei nonni al dialetto e quindi questo mi ha permesso di poter sentire le cose in maniera distinta. Da un lato attraverso l'esperienza, appunto quasi un approccio esperienziale con la comunicazione attraverso il dialetto, dall'altro l'italiano che è la lingua che mi parlavano i miei genitori e che ho studiato a scuola. Anna serve un po' per chiarire anche, no, questa specie di iato, questa distanza che c'è ancora in quei territori, ed è il motivo per il quale anche il dialetto non poteva mancare nella storia, dando un po' un tono, un'atmosfera. Effettivamente tutt'oggi le due lingue coesistono in armonia e è forse un po' una... è più legata al mondo razionale, come dici tu, quello burocratico, comunque quello che permette a tutti di anche comunicare con il resto del mondo, e il dialetto forse è la lingua più dei sentimenti, quella che parte dalla pancia, dallo stomaco, che parliamo magari con le persone che più amiamo e che magari con cui abbiamo più confidenza, no? E sono dei codici condivisi che ci aiutano ad entrare a fondo in alcune questioni che non potrebbero essere spiegate in nessun altro modo. E a proposito di questo, sono principalmente due cose che mi hanno affascinato del tuo romanzo. E una di queste, che si lega in qualche modo anche al dialetto, al discorso che hai fatto sulla comunicazione e sulla lingua, sono le credenze popolari. Perché questa tradizione di credenze, che si avvicina un pochettino alla religione, perché comunque al centro anche di una delle vicende che è al centro delle storie del romanzo che si intrecciano è questo falò dedicato a Sant'Antonio. Però quello che sembra che prevalga sono proprio questo contatto con il soprannaturale attraverso delle credenze che soprattutto portate dalle donne, che entrano nella vita delle persone, no? Sì, diciamo che sono sempre stata affascinata da questi sincretismi e questa relazione costante che esiste tra il sacro e il profano, no? Non solo ovviamente nella mia subcultura, ma anche in altre. Ci tenevo in un certo senso a farlo trapelare attraverso alcuni rituali o comunque anche appunto semplicemente personaggi che sono esistiti anche nei racconti della mia infanzia, come il Carcaiulu, questo omino che arriva e poggia le mani sul petto e non fa respirare. Poi mi sono confrontata anche con altre persone di altre regioni. Lo stesso personaggio esiste, declinato e chiamato in un modo diverso, no? Quindi alla fine dal locale si va all'universale, anche in questi termini. Anche questo mi interessava, in un certo senso, problematizzarlo. La cosa che mi piace di questo sincretismo è il fatto che comunque il sacro e il profano, anche come il dialetto e l'italiano, non si schiacciano uno contro l'altro, ma coesistono, convivono in una logica interna che permette ai personaggi e anche alle persone realmente esistite, di affrontare le varie fasi della vita. Era qualcosa di estremamente essenziale. Non è tanto un discorso legato a un'analisi su quello che, per esempio, che è l'uso della religione cattolica in questi luoghi, perché sono sempre stati fortemente compenetrati questi due elementi. Quindi è interessante come da un lato ci sia comunque il rispetto delle forme, per esempio nel caso dell'unfascino, quindi questo malocchio che viene tolto attraverso l'uso di elementi elementari come l'acqua e l'olio, esiste comunque la presenza della preghiera. La preghiera è intesa come la preghiera che impariamo nella catechesi, secondo quelli che sono i dogmi, no, della religione.
Ma in maniera estremamente naturale, questa preghiera, che è comunque un elemento segreto che viene sussurrato all'orecchio e tramandato di generazione in generazione, si innesta, si installa dentro un processo che è superstizioso e lo fa in una maniera così naturale che alla fine probabilmente ci si approccia a questa idea del rito più seguendo il punto di vista, non lo so, di quelli che per esempio sono stati innumerevoli studi antropologici fatti nella mia terra, con pubblicazioni come La Terra del Rimorso, Sud e Magia. Esiste sempre questa, no? questa compenetrazione di questi elementi ed era inevitabile spiegarla, perché in realtà la nostra cultura viene spinta da quelle che sono proprio le fasi determinate anche proprio dai riti cristiani o dai santi, da immagini importanti, figure importanti, no? della storia del cattolicesimo. Dall'altro lato l'elemento magico viene concepito quasi come reale. Perché governa anche i cicli della natura, no? La vita stessa. Una credenza, sì, una credenza che però è innestata nel reale, qualcosa che esiste davvero, secondo quelle che sono quella che è l'immaginazione. Quindi senti, abbiamo detto dialetto italiano, sacro e profano, l'altro doppio è donne e uomini. Le donne in questo libro sono fondamentali e sono spettacolari, perché sono sacre, sono delle madonne e sono delle streghe, sono quelle che tengono veramente in piedi la famiglia e anche la società. È stato anche scelto proprio qua nella descrizione del libro un piccolo brano dove c'è una di queste donne che affronta i poliziotti, no, che sono andati per far sfollare i contadini dall'occupazione dell'Arneo. Ecco, qual è il ruolo che hanno le donne, i personaggi femminili in questo romanzo? Allora, mi fa piacere che tu prenda come esempio proprio il personaggio dell'andata, perché è un personaggio realmente esistito, quindi questa cosa è veramente successa e credo che proprio questo personaggio abbia sbloccato dentro di me qualcosa che in realtà era dormiente e che ho sempre saputo, perché essendo io stessa stata bambina, ragazzina e donna del sud, no? Cresciuta comunque all'interno di una società che in qualche modo è sempre infiltrata, ovviamente adesso molto meno, però da questi liquami del maschilismo, comunque di queste società paternalistiche, con questa figura del padre famiglia, padre padrone in alcuni casi, quindi in maniera molto sottile, subdola, io stesso ho vissuto, no, questa discriminazione di genere che è praticamente inevitabile, non è neanche, penso, tanto razionalizzata, diventa quasi un movimento meccanico, no? Quindi è buffo il meccanismo che mi ha portato a creare dei personaggi così forti, femminili, perché me ne sono accorta solo dopo. E qui un po' è anche collegato a quelli che sono i meccanismi a volte insiti nel processo di scrittura, no? Alla fine è anche un po' una forma, un flusso di coscienza. Quest'idea di questa polarizzazione un po' tra i personaggi maschili e femminili è venuta soltanto fuori a posteriori, nell'ultimissima fase di riscrittura e di editing, grazie anche al solerte lavoro del mio editor Dario De Cristofaro. E mi ricordo che quando mi fece notare questa cosa, io stessa rimasi sorpresa. Ed è qualcosa di cui sono molto orgogliosa, perché fondamentalmente è qualcosa che ho sempre pensato e che le donne che mi hanno cresciuto mi hanno insegnato alla fine con i loro esempi, no? Il fatto che comunque in una società anche patriarcale, comunque ben strutturata come quella del sud di quegli anni, le donne erano i pilastri, come ben sappiamo. Quindi la divisione dei ruoli rendeva la donna indispensabile, e soprattutto sono quelle che alla fine dei conti, anche nella stessa storia di Murena, portano avanti i loro progetti, costi quel che costi, in barba a quelle che sono le difficoltà che devono affrontare, no? Ognuno a modo suo lo fa utilizzando il suo carisma, il suo potere. Anche la stessa Teresa, che è considerata un personaggio fondamentalmente
debole, passivo, che deve subire le angherie del marito violento, in realtà è una donna che fino alla fine lotta per il benessere della figlia. Quindi sì, esiste questa... sebbene tengo a dire che trattandosi di un romanzo corale, tutti i personaggi in realtà hanno un certo, no, un certo moto interiore che li spinge verso qualcosa. Quindi è sicuramente forse sorprendente pensare che in quegli anni potessero esistere delle donne così, ma sono realmente esistite e la storia lo ha dimostrato. Sì, è vero, un romanzo corale, sottolineiamolo, non c'è nessun personaggio che tu lasci indietro, no? Per così dire. Ma a proposito di donne come pilastri, tu con che pilastro di donna vorresti prendere un caffè? Una scrittrice, una donna anche del passato, ecco, non poniamo limiti. Ce ne sono diverse. Se dovessi pensare al presente, sicuramente una delle ultime scrittrici che mi ha particolarmente colpito e anche ispirato è Virginie Despentes, questa scrittrice francese che mi sono approcciata alla sua scrittura prima attraverso un saggio e poi attraverso la finzione, e sono stata completamente rapita da questo stile quasi oltraggioso, che è un po' come le donne di Murene, come spero anche nel mio caso, come scrittrice, prende posizione e non arretra mai, no? E quindi ha anche una visione molto profonda di ciò che la circonda. Non è una scrittura, sebbene possa sembrare ombelicale, ma piuttosto una scrittura che partendo dall'ombelico si espande verso l'esterno, quindi in un certo senso assegna proprio da una visione del mondo, un punto di vista così potente e circoscritto, che è quello che mi piacerebbe raggiungere anche nei prossimi tentativi di scrittura. Quindi se potessi prendere un caffè con lei, sicuramente parleremmo più che di scrittura del mondo circostante, che è quello che poi alla fine ci spinge, il motore, il carburante che ci spinge a scrivere, credo, in generale. Benissimo, grazie di questo consiglio di lettura. Noi consigliamo comunque ancora Murene di Manuela Antonucci per Italo Svevo. Grazie. Grazie a te.